Quest'arma fa schifo, ma tipo tantissimo, una delle peggiori del gioco. Chandelier. Oggi vedremo uno shotgun leggendario in Maliwan tra i peggiori che si siano mai visti nella storia di Borderlands. Lo Chandelier, uno shotgun che può essere di qualunque elemento, a parte non elementale, e che fa parte del DLC 3 di Borderlands 3. Questo shotgun è pessimo. Il suo effetto è molto semplice. Come tutte le Maliwan, può scegliere tra due elementi e cambiare, e ha bisogno di un secondo per caricare il colpo. Ora, quello che fa è sparare dei dischi di energia che esplodono all'impatto o rimbalzano una volta e esplodono al prossimo impatto, che sia un nemico o che sia una superficie. Le esplosioni fanno danno splash. Fine. Problema di quest'arma. Fa schifo. Il danno è pessimo, lo state vedendo al momento con una build di Mose che con qualunque arma splash avrebbe shottato questi nemici. In questo caso praticamente non lo sta facendo, e la cosa ancora più divertente è che la versione Godroll di quest'arma, che ha quindi il classico per due sui proiettili, consuma 5 munizioni per colpo. 5. È una cosa assurda. Il consumo di munizioni per sta roba che ha un fire rate inutile e non fa danno. Wow. Non so neanche perché non sia mai stato buffato, perché è veramente orrido. Comunque, se proprio volete utilizzarlo su una build, il mio consiglio è utilizzarlo solo ed esclusivamente su Moz, perché danno splash, ma anche perché quelle 5 munizioni per colpo sono una tragedia su qualunque altro personaggio. Vi ricordo che gli shotgun non hanno 1000 colpi nel caricatore in generale, ma ne avete soltanto un paio di centinaia. Detto ciò, se proprio vi volete così male e volete ottenere quest'arma, dovrete anche faticare. Perché? Il boss è relativamente facile, Bellic Primus, l'ho shottato in poco. Il problema è che raggiungere Bellic Primus o la foresta di ossidiana vi ci vorranno 10 minuti buoni, perché non solo è un labirinto, ma è lunghissima come mappa ed è tutta ingarbugliata e dovrete andare su, giù, destra e sinistra, schivare i nemici, non perdervi. Sarà super complicato. Però almeno una volta raggiunto Bellic Primus, con un 33% di possibilità, quindi letteralmente una volta in tre, potrete ottenere questo shotgun a vostro rischio e pericolo di noia. Detto ciò, se volete ottenere il Godroll, la versione che fa meno schifo, dovrete cercare una versione che a 72 caos 10 abbia un danno di 14.504 per 8.